Un buongiorno a tutti gli amici, questa è Radio Spazio Blu, io sono Andrea Carretti e con me ci sono sei speaker d'eccezione che come sempre ci raccontano la vita attraverso i loro occhi, le loro esperienze, le loro grandi passioni. Il progetto Radio Spazio Blu è sostenuto dalla Fondazione Time 2 di Torino. Sei ragazzi che oggi ci racconteranno tanti argomenti diversi. Il primo si chiama Gabriele Naretto e ci parla di un classico piano swing. Vai Gabri, tocca a te! Salve a tutti, sono Gabriele Naretto e sono speaker di Radio Spazio Blu. Oggi voglio parlarvi del jazz e dei classici swing. Io suonavo jazz con mio cugino Marco Naretto mentre facevo l'istituto d'arte e lo suonavo anche con mio collega che si chiama Luca Pedeferri, il maestro di jazz che suona il pianoforte. Ascoltavo tanto jazz e suonavo anche tanti classici swing, suonavo anche la stangata. La stangata la suono parecchie volte. Quando ho finito la scuola, sono potuto andare a Londra col mio professore, che si chiama Adam Ockelford. Ho suonato tanto jazz e quando mi sono diplomato il conservatorio, ho ripreso il mio professore con Aldo Rindone. Poi sono andato al Palazzo Barolo da Pino Russo, quando Adam non aveva più niente da insegnarmi, e ho continuato solo più con Aldo Rindone. Per oggi è tutto da Gabriele Naretto, appuntamento per la prossima puntata alla prossima settimana su Radio Spazio Blu. E ancora grazie a Gabriele Naretto che con la sua arte ci ha permesso di apprezzare a meglio questo pezzo swing. Il prossimo speaker si chiama Andrea Romanelli e ci parla di un personaggio molto amato da grandi e piccini, il personaggio di Mr. Bean che ha fatto ridere tante generazioni. Ascoltiamo Andrea che ci racconta tutto su questo personaggio veramente esilarante. Vai Andre! Ciao, sono Andrea da Spazio Blu. Oggi vi parlo di Mr. Bean, che è il mio personaggio preferito. L'attore che interpreta si chiama Rowan Atkinson. Il personaggio viene ideato da Rowan Atkinson durante gli studi per conseguire la laurea di ingegneria all'università, dove aveva fatto un corso di teatro. I tre episodi che preferisco sono l'episodio del dentista, dove nella sala d'aspetto Mr. Bean versa l'acqua sui pantaloni del bimbo. La mamma crede che si sia fatto pipì addosso e si arrabbia e lo sgrida. Il secondo episodio è quello della lavanderia a gettoni, dove Mr. Bean scambia il bicchiere di detersivo di un signore che gli è molto antipatico. Col suo bicchiere di caffè il signore versa il caffè nella lavatrice e sporca la sua roba. A questo punto, per non farsi scoprire, Mr. Bean si beve il detersivo. Il terzo episodio è quello della piscina. Lui vuole tuffarsi dal trampolino, ma ha paura perché è molto alto. Resta appeso al trampolino un bimbo che era dietro di lui, gli fa uno scherzo che lo fa cadere. Caduto in acqua si accorge di aver perso il costume e dei bambini glielo portano via e lo nascondono e lui rimane in acqua per non farsi vedere nudo. Quando rimane da solo, decide di uscire dall'acqua per andare negli spogliatoi e proprio in quel momento entra un gruppo di ragazze e lo vedono tutto nudo. Tutti gli episodi di Mr. Bean mi fanno divertire tanto. Questo è tutto, un saluto da Andrea, alla prossima puntata. Grazie ad Andrea Romanelli che ci ha raccontato con grande divertimento la storia del personaggio Mr. Bean. Passiamo ad un altro Andrea, lui si chiama Andrea Brunero e ci racconta tutto sul Carnevale di Ivrea. Ha cercato di farlo però nel modo migliore, intervistando una delle protagoniste, una ragazza che si chiama Sara, che ha avuto grande esperienza sia di lancio dal carro che di lancio da terra delle famose arance di Ivrea. Chi c'è stato sa che è un evento veramente molto particolare, chi non c'è stato ascoltando questa intervista avrà voglia di andarci. Andrea Brunero con il Carnevale di Ivrea, intervistando Sara. Vai! Buongiorno a tutti, mi chiamo Andrea Brunello, sono speaker Radio Spazio Blu. Ecco qua un pezzo forte, i quesiti su intervista sul Carnevale di Ivrea a una persona speciale, non è Sara. 1. È difficile tirare le arance sui carri da getto? È un'esperienza bellissima.
È importante essere preparati perché si fa un grande sforzo fisico. 2. È difficile tirare le arance nelle squadra piedi, è sempre un'esperienza bellissima, ma rispetto ai carri da getto ti lascia più libertà. Se sei stanco puoi fare una pausa o anche solo abbassare il ritmo. 3. È più difficile tirare a piedi o sul carro da getto, per me sul carro perché è più faticoso. Come sono organizzati e preparati i carri da getto? I carri da getto sono divisi in quadriglie e pariglie, rispettivamente trainati da 4 e 2 cavalli. Sulle quadriglie ci sono 12 arancieri e 2 conducenti, e di solito 2 accompagnatori a piedi. La pariglia differisce dalla precedente soltanto per il numero di arancieri, che sono solo 10. Come sono preparati e organizzati i tiratori a piedi? Ciascuna squadra degli arancieri a piedi, prima dell'inizio del tiro, porta i bancali con le cassette di aranci nella propria piazza di tiro. Quando arrivano i carri, ciascun arancieri si riempie la sacca e l'arancio si lancia in battaglia. 6. Le squadre a piedi o sui carri da getto fanno festa durante il carnevale? Le feste non mancano mai. Le squadre di arancieri a piedi ne organizzano sia prima e durante che dopo i giorni di tiro. Giovedì grasso e sabato sera nelle piazze, mentre gli altri giorni organizzano cene e serate musicali sia nelle sedi delle squadre che sia nelle discoteche. Le squadre da carri da getto di solito organizzano feste nelle settimane prima del tiro. Nel giorno del tiro le arance invece mangiano pranzo e cena tutti insieme. 7. Prendersi una pausa durante il tiro è più facile nelle squadre a piedi o, quelle, o sui carri da getto? È più facile a piedi perché, se ad esempio sei stanco, puoi allontanarti dalla battaglia in corso, mentre sul carro devi aspettare la fine della battaglia. 8. La soddisfazione tirare a piedi o sui carri? Entrambe hanno moltissima soddisfazione e grandi emozioni. 9. Quando arrivi a casa dopo il getto, sei stanca ma contenta, ti togli dello stress? Tirare è molto stancante, ma arrivi a casa soddisfatto, perfetto per scaricare lo stress. 10. È bello fare festa carnevale durante il tiro delle arance, già giovedì grasso, martedì grasso. È molto bello fare festa a carnevale perché ti permette di stare insieme ai tuoi amici più cari, ma anche a quelli che vedi meno spesso. Mi piace molto la festa di giovedì grasso perché mi diverte mascherarmi e ascoltare la musica e ballare tutte le piazze. Ecco qua le domande sul carnevale. Dico grazie, un grazie speciale a Sara e un grazie speciale a Giorgia, che mi hanno aiutato rispettivamente a consegnare le domande a Sara, e Sara mi è stata molto contenta di rispondere. Un abbraccio e spero che mi sentirete. Buona giornata. Salve a tutti. Grazie ancora a Andrea Brunero e a Sara per aver concesso questa intervista, al nostro Andrea per averci fatto assaporare e anche sentire l'odore delle arance schiacciate contro i carri da lancio. Ed ora passiamo a un altro ragazzo, lui si chiama Daniel Tuti e ci parla di un personaggio, di un grande attore scomparso da non molto tempo, che ha sicuramente fatto sorridere e divertire tanti e tanti di noi. Lui si chiama Bud Spencer. Vai Daniel, raccontaci tutto del mitico Bud. Sono Daniel Tuti, dalla Radio Spazio Blu, sono Kino Speaker. Io vorrei parlarvi di Bud Spencer. Una volta si chiamava Carlo Pedersoli, ha fatto tanti film con Terence Hill. Bud Spencer è nato a Napoli il 31 ottobre 1929, è stato un attore, nuotatore, paranuotista, sceneggiatore e produttore televisivo italiano. Il duo di attori ha ottenuto fama mondiale e ha attirato milioni di spettatori al cinema. Il 7 maggio 2010 ha ricevuto il David Donatello alla carriera. Nel nuoto è stato il primo italiano a scendere sotto il minuto nei 100 metri stile libero. Ai dottori venne consigliato per le presentazioni in locandina di cambiare i propri nomi, considerati troppo italiani per un film western, per fare colpo a livello internazionale. Inoltre questa trovata avrebbe preso più appetitose le opere e i personaggi interpretati. Carlo Pedersoli creò quindi Bud Spencer in omaggio all'attore Spencer Tracy, e giocando con ironia sul nome della birra Budweiser, commercializzata in Italia come Bud. Bud e Terence girarono insieme 18 film, 16 dei quali come coppia protagonista, come il primo film Annibale nel 1959,
ha fatto diversi film tipo Altrimenti ci arrabbiamo, e poi ha fatto I due superpiedi quasi piatti, e poi ha fatto Occhio alla penna, poi Chi trova un amico trova un tesoro, poi Dio perdona o no. Ha fatto 4 film come Carlo Pellizzoli e Bud Spencer. Se vi capita potete andare a vedere anche i film di Bud Spencer, quello di Una volta. Ho scelto di fare Bud Spencer perché mi piacciono i suoi film che fanno ridere, e anche quelli di Terence Hill che mi piacciono da tanti anni e mi piacciono molto. Sono contento di vederli e sono contento di vederli ancora. Ciao a tutti, alla prossima. Vi auguro una buona giornata e speriamo che mi ascolterete. Grazie a Daniel Tuti che ci ha fatto rivivere la storia del mitico Bud Spencer, che insieme a Terence Hill hanno fatto tantissimi film e hanno scritto la storia del cinema italiano e non solo. Ed ora è la volta di Edoardo Forcella, un ragazzo che ci parla del suo laboratorio teatrale e ci racconta come lui sta diventando un vero e proprio attore. Vai Edo! Buongiorno a tutti, sono Edoardo Forcella, speaker di Radio Spazio Blu. Oggi vi racconto del teatro, che il lunedì dalle 2 alle 3 faccio il teatro con i miei compagni, con il regista, con Stefano, Ilenia, Federica, Samantha. Facciamo le scene lente, lentissime e veloci, e facciamo lo spettacolo una volta all'anno. L'anno scorso abbiamo fatto lo spettacolo sul sindaco, Edward che faceva il sindaco e io facevo il barbiere. Era una storia vera, l'abbiamo messo in scena al Teatro Morgado, c'era tanta gente a vederci. Mi piace fare teatro perché c'è tanta gente che viene a vedere lo spettacolo. Quando sarà pronto il prossimo spettacolo lo dirò qui a Radio Spazio Blu, così tutti quanti lo possono venire a vedere. Grazie a tutti, ci vediamo nella prossima puntata. Grazie Edoardo Forcella, diventiamo tutti attori al laboratorio teatrale, verremo a trovarti. Ultimo speaker di quest'oggi si chiama Federico Mondino e ci parla della sua passione per i motori. È andato a vedere il Legends Rally. Vai Fede, raccontaci tutto! Buongiorno ragazzi, sono Federico Mondino e sono anch'io uno speaker di Radio Spazio Blu. Oggi vi parlerò del Rally Legend. Il Rally Legend è una manifestazione che mi è sempre piaciuta perché ci sono tante macchine. Le macchine che mi sono piaciute tanto del Rally Legend sono state la Lancia del TS4 Gruppo B, mi sono anche piaciute tanto le prove speciali notturna. Al Rally Legend ci sono anche tanti piloti pazzi, per esempio Paolo Diana con la 131 Avar. Il mio pilota preferito del Rally Legend è Paolo Diana. C'era la Lancia del TS4 Gruppo B, poi c'era anche la Lancia Stratos di Michi Legion, c'era anche la Lancia Delta Integrale Gruppo A. Federico Mondino, per oggi è tutto, alla prossima. E si conclude così la terza puntata del progetto Radio Spazio Blu, sostenuto dalla Fondazione Time 2 di Torino. Io sono Andrea Carretti e con me ci sono stati 6 speaker d'eccezione che voglio ringraziare. Sono Andrea Brunero, Andrea Romanelli, Gabriele Naretto, Federico Mondino, Daniel Tuti ed Edoardo Forcella. Ci hanno raccontato tante cose interessanti, tante altre ce le racconteranno nelle prossime puntate. Grazie a tutti e ricordate, Radio Spazio Blu. Ciao!